Tu ragazzo non lo sai, ma nei tuoi occhi c'è già lei. Ti chiederà l'amore, ma l'amore ai suoi... l'amore ai suoi comandamenti. Ciao ragazzi, come state? Come vi avevo anticipato nell'ultimo video, mi trovo in Italia. Negli ultimi giorni il mio desafio è stato un po' differente dal solito. Non è stata la corsa, non è stata la bicicletta, ma la mia sfida è stata trasportare il passeggino di mio figlio su e giù per i ponti di Venezia. Chi mi ha seguito su Snapchat, il contatto è pierluigi.vai, avrà visto un po' le fatiche, non sono le fatiche di Ercole, ma sono le fatiche di Pierluigi in questo caso. Bene, ma vediamo, insomma, veniamo all'argomento di oggi. Come vedete, mi trovo a Firenze. Se guardate alla mia sinistra, qui vedrete la Galleria degli Uffizi e lì dietro la parte finale, la cima della torre di Palazzo Vecchio. Avete notato? Ho utilizzato i verbi vedere e guardare, ed è questo l'argomento del video di oggi. Cosa ho detto io? Ho detto: come vedete, mi trovo a Firenze. Vedere significa percepire con la vista, ok? Prendere coscienza di qualcosa con la vista. E infatti ho detto: come vedete, sono a Firenze. E poi ho detto: se guardate alla mia sinistra, vedrete di nuovo. Quindi se guardate, guardare significa indirizzare lo sguardo verso qualcosa, fissare lo sguardo su qualcosa. Quindi se guardate alla mia sinistra, ok? E poi ho detto nuovamente: vedrete, quindi percepirete con la vista, prenderete coscienza del fatto che qui c'è la Galleria degli Uffizi e dietro il Palazzo Vecchio, ok? Quindi spero che sia chiara questa differenza tra vedere e guardare. Facciamo un altro esempio, coinvolgo mia sorella che sta qui, mia sorella Martina. Allora Marti, guarda quel turista con la maglietta rossa, lo vedi? Quello che sta scattando la foto? No, non lo vedo. Allora dovresti guardare sotto il primo colonnato a sinistra, qui della Galleria degli Uffizi, riesci a vederlo? Guarda, sto guardando ma continuo a non vederlo. Perfetto, allora lei sta guardando, quindi sta indirizzando lo sguardo dove io le ho detto, ma non riesce a vedere il turista con la maglietta rossa, quindi non riesce a percepire quello che io le sto dicendo, non riesce a prendere coscienza effettivamente di quello che io le sto indicando. Quindi nuovamente la differenza tra guardare, indirizzare lo sguardo, e vedere, cioè percepire con la vista, prendere coscienza di quello che si sta guardando. Ok? Quindi spero che questa differenza sia chiara. Ovviamente ragazzi, vi invito, se vi è piaciuto, se è stato chiaro, a mettere mi piace, a commentare, è sempre un piacere leggere, leggo tutti i vostri commenti, cerco di rispondere nel più breve tempo possibile. Per oggi insomma è tutto, ricordate di seguire il mio canale su YouTube per vedere i prossimi video, ci vediamo prestissimo, ciao ciao!